Beh, alcune notizie sull'Indonesia. Some information about Indonesia. 13.000 isole. This is a geographical 13,000 islands. Un po' di più che non le Filippine. Something more than the Philippines. 250 milioni di abitanti. 250 million inhabitants. Quindi è il terzo paese che ha più abitanti. Is the third nation which has more population. La lingua è indonesiana. The language, they have the Indonesian language. Molte parole sono simili al Tagalog e al Ilonggo. Many words are similar to Tagalog and Ilonggo. Per esempio lì dice Selamat invece di Salamat, no? Sì. Sono simili. Pochi parlano l'inglese. Only few speak English. La valida, no? First day we celebrated Mao's in Indonesian language. I don't know whether it is valid or not. Vi lascio qua questo foglietto della messa, però poi Steven, tu me lo porti all'assemblea dei sacerdoti, no? Per cui, e loro che ci hanno aiutato. We were the guests of the sisters of Notre Dame. Notre Dame stanno in Iloilo e poi in Balan, Batan, e stanno loro nel suo. Allora, l'86% della popolazione è musulmana. 86% of the population is Muslim. 5% protestanti, cristiani protestanti. 5% Protestant Christians. 3% cattolici. 3% Catholics. E poi 1% buddhisti, indù, eccetera. 1% Buddhist and Hindus. Quindi potete immaginare come c'è bisogno di predicare il Vangelo in queste zone. You can imagine the need of preaching the gospel. In addirittura c'è stato anche San Francesco Saverio, in Indonesia, non solo in India. So Saint Francis Xavier also he had been to Indonesia. Ci sono 37 diocesi in Indonesia. There are 37 dioceses. La moneta è rupiah. The money is rupiah. Da Jakarta noi siamo andati alla sede di una diocesi, si chiama Purwokerto. Ci vuole 5 ore e mezzo di treno. From Jakarta we went to the city of the diocese. The diocese name is what the father said, and it took 5 hours in train. Ecco, parliamo un attimo di questa diocesi, che è la diocesi che ci accoglierà. This let's say something about the diocese which wants to receive. Molto bravo, molto umile. The bishop of the diocese is a Jesuit. A very, very good, very smart person. Julianus Sunarca si chiama. His name is Julianus Sunarca. Molto bravo, molto umile, molto accogliente. Very welcoming and humble person. Lui ci ha spiegato un poco della diocesi. He explained, he has given us an idea of the diocese. E lui mi ha dato anche questa cartina. He gave us this map also. La isola di Java, quella è la più lunga. The islands of Java. La diocesi di Purwokerto sta al centro di questa isola. The diocese of Purwokerto is in the middle of this island. Allora la diocesi ha 14 milioni e mezzo di persone. 14.5 million. Persons are there in the diocese. Però solo 58.000 sono i cattolici. Only 58.000 are Catholics. La diocesi ha 24 parrocchie. It has
34 parishes. 39 sacerdoti diocesani e 37 religiosi. 39 diocesan priests and 37 religious. Attualmente ci sono solo due congregazioni maschili. At present only two male congregations. Missionary of the Sacred Heart. Missionaries of Sacred Heart. E Oblate of Maria Immacolata. And Oblates of Mary Immaculate. By my. Il vescovo poi lui è partito perché aveva degli impegni. The bishop had other engagements. So. Con alcuni sacerdoti della diocesi. But he gave us other confirmation. Tutti nice priests with us. Tutti indonesiani. All Indonesian priests. Il vicario generale, the vicar general, il cancelliere, the chancellor, l'economo della diocesi, and the procurator, economo of the diocese, che è un religioso del sacro. The procurator is the religious belonging to the sacred heart. E il responsabile dell'opera sociale. And the person in charge of social work in the diocese. La sera ci hanno parlato molto della diocesi e della proposta che ci vogliono fare. And in the evening they spoke to us in detail about the diocese and the proposal they make to us. E adesso vedremo questa proposta. Which we will see in this. Allora, the diocese is this. Di lavorare nella parrocchia di Purlalinga. To work in the parish of Purlalinga. Gli abitanti di questa città sono 2 milioni, più di 2 milioni di abitanti. This city, where there are 2 million of inhabitants there. 2100 sono i cattolici. 2100. C'è una sola parrocchia. And there is only one parish. Attualmente l'economo della diocesi è il parroco. At present, the procurator is the parish priest. Che vive con un sacerdote diocesano giovane. And he lives with an assistant diocesan priest. A fianco della parrocchia ci sono le suore di Notre Dame. And at the side of the parish church, there is the Sisters of Notre Dame. E che hanno le scuole dall'asilo, elementari, high school union. And the sisters are managing a school which has the kindergarten, elementary, and until the junior high school. Affidarci la scuola. And the bishop wants to give us that school. Io ho visto in questo un segno della divina provvidenza. And I see a sign of divine providence in this. Perché noi siamo stati fondati da San Giuseppe Marello per l'educazione dei giovani. Because we are founded by St. Joseph Marello for the education of the youth. E la diocesi ci mette nelle mani una scuola dove ci sono questi giovani. And the diocese is giving us present into our hands this school where already these youngsters are there. Questo, in questo io ho visto il cammino, la luce della divina provvidenza. And this I see the light of the divine providence. Il vescovo non ci affida nessuna parrocchia per adesso. At the moment the bishop does not propose any parish for us. Ma ci affida l'educazione dei giovani di questa città di 2 milioni di abitanti. But he entrusts to us the education of the youth in the place where there are this 2 millions of people. Perché nella scuola non ci sono solo ragazzi cattolici, ci sono anche musulmani. Because in the school there are not only the Catholic students but also other people who belong. Professori musulmani, la segretaria mi pare che è musulmana pure. Even among the teacher staff there are Muslims. Quindi c'è una collaborazione, una pacifica tra cristiani
e musulmani. So there is a peaceful co-living and collaboration between Christians and Muslims. Come posso io non dire che la divina provvidenza che ci chiama in Indonesia? How can I say this? It's not a divine indication of divine providence in Indonesia. Quando avremo una città con 2 milioni di abitanti e la cui educazione dei giovani è in mano a noi. When we have this the city of 2 million inhabitants and the diocese is offering us this possibility of the education of youth. Religiosamente potremmo educare quei 2100 cattolici che ci sono. Religious wise we can educate those 2100 persons. Però abbiamo tutta la città, i giovani di questa grande città a cui noi potremmo trasmettere messaggi di pace, di tolleranza, di unione, di rispetto. But those youngsters there who belong to this big place, we can communicate the values of patience, tolerance, peace, gospel values. Questa è la nostra, il nostro carisma apostolico. This is our charismatic apostolate. Per questo io vedo che la divina provvidenza che ci manda in questa diocesi. That's why I see that the divine providence is guiding us to this life. Difficile. And a difficult work. Un lavoro che richiederà sacrificio. A work which will ask us sacrifices. Ma questo è lo stile nostro. That is our style. Quando 100 anni fa arrivarono i primi oblati qui in Filippine, hanno trovato le stesse difficoltà. When 100 years ago the first oblates came here in the Philippines, they met with the same difficulties. Ed è bello avere la possibilità di far risorgere questa scuola. It is beautiful to have this possibility of making alive the school again. Poi col tempo, senz'altro il vescovo ci potrà offrire una parrocchia. In the future years, the bishop may entrust us other possibilities, maybe a parish or something like that. Io personalmente ho visto la mano della divina provvidenza. I personally saw the hand of the divine providence. Spingerò ed esorterò perché la vostra provincia apra questa missione in Indonesia. I will exhort and I will force that the Filipino province should open a mission in Indonesia regarding schools, because more Balinese. Questa è la parrocchia di Purbalingam, è dedicata a Sant'Agostino, e la scuola pure si chiama Sant'Agostino. So the parish and the school are dedicated to St. Augustine. Qui la struttura a loro della diocesi. Questa è la scuola. This is the school. E qui è descritto in indonesiano che è simile. Si capisce? No, no. Che parla si Professore, guru.
Lopolis, professore. Questo è l'economo della diocesi, anche parroco del Pudalinga. The procurator of the diocese and parish of Pudalinga. Religioso. Is a religious. Formation of youth. Choose and give part of your life to this mission.
o dare tutta la vostra vita alla missione. Or give, dedicate the whole life in this mission. Concretamente, già adesso voi potete realizzare questo sogno missionario. Concretely, even from now onwards, you can realize this missionary project. Durante lo studio della teologia. During the study of theology. Ho parlato dell'Italia del Nord e ho parlato del Brasile. I spoke to you of the North Italian province and of Brazil. Se volete concludere o portare avanti i vostri studi teologici in Italia o in Brasile, già lo potete fare. If you want to conclude, complete your studies in Rome or in Brazil, you can already do that. Andate a rileggervi la delibera 10 e la delibera 14. You go and read chapter resolution number 10 and 14. Specifico nella provincia del Brasile, delle Filippine. Then there is this concrete missionary project of the province of the Philippines. Nuove aperture, new open in Mindanao, Iloilo, Palawan, Cebu, Australia e Indonesia. New openings in Mindanao and Cebu, Iloilo, Palawan and Australia and Indonesia. Lascio a voi nelle vostre mani e nel vostro cuore questo progetto missionario della congregazione. I leave this missionary project in your hearts and in your hands.